pronto il Valdagregas per partire alla volta di Fukuyama, dove andrà a rappresentare i sentimenti di amicizia della città di Agrigento. La scuola di folklore agrigentina nella città del Giappone terrà delle lezioni a 250 giovani studenti giapponesi, ai quali farà conoscere la cultura, le tradizioni popolari e le coreografie tipiche della storia del folklore che appartengono alla terra di Sicilia e da quella agrigentina in particolare, prendendo parte ad un'iniziativa voluta e sostenuta dal governo giapponese per conoscere, studiare ed apprendere attraverso il Valdagregas le tradizioni culturali della Sicilia espresse in musica, danza e canto. Il prossimo anno la scuola di folklore spegnerà ben 60 candeline e lo farà insieme all'Agregas Calcio. Infatti le due organizzazioni agrigentine sono state concepite insieme nel 1952 dall'idea di Enzo Lauretta. È una grande iniziativa che andremo a fare in Giappone la prossima settimana, rappresentando Agrigento e la Sicilia, ad uno scambio culturale che vedrà l'anno successivo i giapponesi in terra di Sicilia a conoscere, apprezzare, studiare le tradizioni culturali. E dall'altro è l'inizio dei festeggiamenti per il 2012, in cui il Valdagregas compirà 60 anni di storia. E abbiamo il piacere di farlo insieme all'Agrigas, che rappresenta insieme al Valdagregas un'altra istituzione cittadina. Inserire la Sicilia, la città di Agrigento, all'interno dei rapporti internazionali che possono portare economie e soprattutto rapporti, ritengo che sia un fatto assolutamente da valorizzare. In questo senso il Valdagregas farà da ambasciatore di questa terra. Al Valdagregas il sindaco Marco Zambuto ha affidato un dono simbolicamente rappresentativo della città di Agrigento da consegnare al sindaco della città di Fukuyama in segno di amicizia e di solidarietà.